Ciao a tutti, in questo video andremo a risolvere ancora dei quesiti riguardanti i vettori geometrici con argomenti che abbiamo già trattato nella parte teorica. Cominciamo a leggere il primo esercizio. Leggiamo il primo esercizio. Siano assegnati i vettori v con 1 pari a meno i più j e v con 2 pari a meno i più 2j più k. Determinare le componenti del versore di v con 1 e del versore di v con 2, l'angolo dei due vettori, e le componenti del vettore W, proiezione ortogonale di V con 1 su V con 2. Andiamo a risolvere. Allora, cominciamo a risolvere il primo esercizio dove ci assegnano due vettori dello spazio V3. V con 1 è scomposto secondo i suoi versori meno i più j, manca il k che naturalmente avrà quindi la componente lungo z del vettore V con 1 è 0. V con 2 è pari a meno i più 2j più k, quindi con componenti, il vettore V con 1 avrà componenti rispettivamente lungo x, lungo y, lungo z pari a meno 1, 1, 0, il V con 2 invece avrà componenti rispettivamente lungo x, lungo y, lungo z pari a meno 1, 2, 1. Per rispondere alla prima domanda, la domanda della lettera A, dove ci chiedono le componenti del versore di V con 1 e del versore di V con 2, basta applicare appunto la formula per il calcolo del versore di un vettore, che è dato il versore, il componente di un versore, V con 1, che possiamo chiamare anche W1, U con 1, è un vettore avente componenti lungo cartesiana lungo x, y, z pari al rapporto tra la componente rispettivamente cartesiana lungo x, lungo y, lungo z diviso il proprio modulo. V con 1 x fratto V con 1 il modulo, V con 1 y fratto V con 1 il modulo e V con 1 z fratto V con 1 il modulo sono le componenti, rappresentano le componenti del versore V con 1. Viceversa, V con 2x fratto il modulo di V con 2, V con 2y fratto il modulo di V con 2 e V con 2z fratto il modulo di V con 2 rappresentano le componenti cartesiane del vettore V con 2. Quello che dobbiamo determinare è il modulo, a cominciare dal vettore V con 1, che sarà la radice quadrata visto che le componenti sono meno 1, 1, 0, sarà meno 1 al quadrato più 1 al quadrato più 0 al quadrato. Questa è la formula per la determinazione del modulo di un vettore, della lunghezza, e pertanto abbiamo che sia meno 1 che 1 al quadrato valgono 1, 1 più 1, 2 più 0, viene la radice di 2 il modulo di V con 1. Viceversa, il modulo di V con 2 andiamo a calcolarlo nel medesimo modo, è sempre la radice quadrata della componente cartesiana lungo x al quadrato, quindi meno 1 aperta tonda meno 1 al quadrato, più aperta tonda la componente lungo y al quadrato, quindi 2 al quadrato, più aperta tonda 1 al quadrato è la componente cartesiana lungo z, meno 1 al quadrato è 1, 1 al quadrato è 1, 1 più 1 è 2, 2 al quadrato è 4, quindi viene una radice di 6. 1 più 1, 2, 2 più 4, evidentemente 6, quindi radice quadrata di 6. I due moduli sono questi, quindi possiamo scrivere in effetti le due componenti, le componenti dei due versori rispettivamente del vettore V con 1 e del vettore V con 2 che saranno meno 1 fratto radice di 2, che si può anche scrivere come meno radice di 2 su 2, se razionalizziamo, moltiplichiamo e dividiamo per radice di 2, 1 fratto radice di 2 è 0. Ripeto, meno 1 su radice di 2, 1 su radice di 2 è 0, sono le componenti cartesiane, rispettivamente lungo x, lungo y, lungo x, lungo y, lungo z, del versore del vettore V con 1. Andiamo a calcolare quelle del versore V con 2, dove andremo a mettere le componenti rispettivamente lungo x, lungo y, lungo z del vettore V con 2, quindi meno 1, fratto il modulo, che è radice di 6, 2 fratto radice di 6, e ancora 1 fratto la radice di 6. Andiamo a leggere, pertanto, le componenti cartesiane rispettivamente lungo x, lungo y e lungo z del vettore, che è del versore del vettore V con 2, saranno meno 1 fratto la radice di 6, 2 fratto la radice di 6, 1 fratto radice di 6. A questo punto andiamo a rispondere alla domanda numero 2. Dunque, la domanda numero 2 ci chiede facilmente di determinare l'angolo dei due vettori. In questo caso, rispondiamo alla domanda B, possiamo fare, visto che abbiamo i due vettori, V con 1 e V con 2, possiamo invocare la formula del prodotto scalare. Ricordiamo che il prodotto scalare tra due vettori, in questo caso V con 1 e V con 2, è pari al modulo di V con 1, o alla norma, insomma, indicatelo come volete, per il modulo di V con 2, che moltiplica il coseno dell'angolo
tra i propri vettori v1 e v2. Pertanto, il coseno dell'angolo tra i vettori v1 e v2 sarà proprio il nostro angolo. Ovviamente, poi per avere l'angolo facciamo l'arco coseno, insomma, lo lasciamo così, non, assolutamente non cambia assolutamente nulla rispetto al. Insomma, o scrivere il coseno dell'angolo è come scrivere l'angolo, insomma, facendo poi l'arco coseno avremo l'angolo. Pertanto, dalla regola, il coseno dell'angolo fra i vettori v1 e v2 è pari pertanto al il rapporto fra il prodotto scalare, che può scriversi così, ma anche in questa maniera più semplice, fratto appunto il prodotto rispettivamente dei moduli del vettore v1 e del modulo del vettore v2. Allora, quello che dobbiamo calcolare pertanto è il prodotto scalare. Dunque, il prodotto scalare lo scriviamo qua sopra direttamente al numeratore. Allora, il vettore v1 ha coordinate meno 1, 1, 0, quindi sarà meno 1 che moltiplica la componente lungo x del vettore v2, quindi per meno 1, più la componente lungo x del vettore v1 che è 1, che moltiplica la componente lungo y del vettore v1 che moltiplica la componente lungo y del vettore v2, quindi più 1. Che moltiplica 2 e infine più la componente lungo z del vettore v1 che è 0, naturalmente verrà 0 che moltiplica la componente lungo z del vettore v2 che è 1 e quindi verrà sicuramente, visto che c'è uno 0, verrà 0 anche il terzo addendo. Diviso, abbiamo visto che radice di 2 è il modulo di v1, radice di 6 è il modulo di v2 e quindi avremo che meno 1 per meno 1 è 1, 1 per 2 è 2. Quello è 0 per 1, 0, quindi non lo scriviamo, diviso, moltiplichiamo due radici aventi stesso indice, il prodotto lo possiamo fare solo tra radici aventi stesso indice, viene la radice del prodotto fra i due radicandi, quindi radice di 6 per 2, radice di 12. Radice di 12 è un radice di 4 per 3, ovvero un radice di 2 alla seconda, 2 al quadrato per 3, quindi possiamo scrivere che 1 più 2 è 3, 3 fratto, appunto, possiamo portare fuori un 2, quindi vediamo che il risultato della domanda è appunto 3 fratto 2 radice di 3 ed è il nostro angolo dei due vettori. Questo è il coseno dell'angolo dei vettori. Facendo l'arco coseno di questo valore otterremo evidentemente l'angolo esatto che ben esprime nei radianti fra i due vettori v1 e v2. Infine andiamo a rispondere alla domanda numero 3, nella quale, quindi la domanda relativamente alla lettera C, nella quale ci viene chiesto di determinare e calcolare le componenti del vettore V doppio, proiezione ortogonale del vettore V1 su V2. Allora, per calcolare il vettore V doppio, proiezione ortogonale di V1 su V2, in generale V doppio è dato dal prodotto di V1R, che abbiamo già calcolato in un'altra occasione, dove V1R rappresenta la componente ortogonale del vettore V1 lungo la direzione, secondo la direzione del vettore v2, che moltiplica il versore del vettore v2, che noi abbiamo già calcolato. No? Le componenti le sappiamo, no? Abbiamo visto che sono rispettivamente meno 1 fratto radice di 6, 2 fratto radice di 6 e 1 fratto radice di 6. Quindi quello che va calcolato in sostanza è questa componente, è la componente ortogonale del vettore v1 secondo la direzione del vettore v2. Ricordiamo che abbiamo calcolato come la componente ortogonale di un vettore lungo la direzione dell'altro è il prodotto scalare di quel vettore, il prodotto scalare di v1 per il versore di v2. Questo è in sostanza, possiamo scrivere naturalmente anche così, eh? Ecco qua, v1 scalar versor v2, ovvero sarà 1 che moltiplica meno 1 fratto radice di 6 più, questo è meno 1 evidentemente, perché la componente lungo x del vettore v1 è meno 1, più 1 componente lungo y del vettore v1 è 1 che moltiplica 2 fratto radice di 6. Oh, e poi naturalmente, visto che la componente lungo z del vettore v1 è 0, non ci scriviamo niente. Sommando, otteniamo meno per meno più 1 per 1 sulla radice di 6 e 1 sulla radice di 6, 1 sulla radice di 6, 2 per 1, 2 più 2 sulla radice di 6 è 3 fratto radice di 6. Quindi questo 3 sulla radice di 6 rappresenta la componente, naturalmente che è uno scalare,
del vettore v con 1 lungo la direzione, componente ortogonale del vettore v con 1 lungo la direzione di v con 2, quindi data dalla prodotto scalare, lo ripeto, del vettore v con 1 per il versore del vettore v con 2. Pertanto il nostro vettore v doppio, le sue componenti, saranno questo prodotto 3 su 12 di 6 con lo scalare per le componenti del nostro, ciascuna componente lungo x, rispettivamente lungo y e lungo z, del versore v con 2, che sono meno 1 fratto radical 6, 2 fratto radice di 6, 1 fratto radice di 6. E quindi il nostro v doppio, scritto secondo le componenti, ma possiamo anche scomporlo, poi secondo il versore lo facciamo dopo, sarà meno 3 sesti, allora, u meno 1 per 3 meno 3 al numeratore, al denominatore radice di 6 fra radice di 6 e radice di 6 quadrato, quindi male 6. Stesso discorso, 3 per 2 è 6, 6 fratto 6, perché radice di 6 per radice di 6 è 6, 3 per 1 è 3, 3 fratto 6. E, ovvero abbiamo trovato in definitiva che le componenti rispettivamente lungo x, cartesiana lungo x, lungo y e lungo z del vettore v doppio, che ricordo è proiezione ortogonale del vettore v con 1 su v con 2, saranno meno un mezzo, 1, un mezzo. Eccole qua. Si può anche scrivere quindi come meno un mezzo per il versore i più j più un mezzo per il versore k. Abbiamo dunque risposto ai tre quesiti, alle tre domande del primo esercizio. Andiamo a leggere l'esercizio numero 2. Leggiamo ora il secondo esercizio. Dati i due vettori, v con 1 uguale a i meno j più k e v con 2 pari a meno 2i più k, determinare le componenti del vettore v pari al prodotto vettoriale del vettore v con 1 per il vettore v con 2 e scrivere inoltre le componenti dei versori perpendicolari ai vettori rispettivamente v con 1 e v con 2. Risolviamo il seguente esercizio. Risolviamo il secondo esercizio molto semplice, dove ci fanno due domande. La prima è, dati due vettori che sono scomposti secondo i loro rispettivi versori, quindi v con 1 pari a i meno j più k, che ha quindi componenti cartesiane rispettivamente lungo x, y, z pari a 1 meno 1 e v con 2 pari a meno 2 più k, che quindi avrà componenti lungo x, y, z pari a meno 2, 0, 1. Per calcolare il prodotto vettoriale v con 1 vettore v con 2, quindi il vettore v, le componenti del prodotto vettoriale, basterà, ci sono ovviamente tre modi per farlo. Se uno non si ricorda le formule, quelle magari con i minori e con davanti rispettivamente i versori i, j, k, con quello j con meno davanti, basta mettere le coordinate dei vettori rispettivamente v1 e v2 in riga in una matrice 2x3 e cancellare, andare in ordine. Cominciamo cancellando la prima colonna. Ricordiamoci che quando cancelliamo la colonna di mezzo dobbiamo precedere la componente lungo y dal segno meno. Cominciamo a cancellare la prima colonna e vedete che otteniamo che il prodotto degli elementi della diagonale principale del minore 2x2, meno 1, 1, 0, 1 è meno 1. 0 per 1, 0, 0 per 1, 0 col meno, meno 1, meno 0 è effettivamente meno 1. Quindi meno 1 sarà la componente lungo x del vettore v, prodotto vettoriale dei vettori v con 1 e vettore v con 2. Cancelliamo la colonna di mezzo, ricordiamoci che il risultato dovrà essere preceduto dal segno meno per definizione. 1 per 1, 1, 1 per meno 2, meno 2. Quindi abbiamo che col meno più 2, 1 più 2, 3, col meno, meno 3. Componente lungo y del vettore v, prodotto vettoriale di v con 1 vettore v con 2, e infine l'ultima colonna, 0 per 1, 0, meno 1 per meno 2 fa 2, con meno davanti, meno 2. Ed ecco che quindi le componenti del vettore v, appunto ripeto, prodotto vettoriale di v con 1 vettore v con 2 sono meno 1, meno 3, meno 2. Questo risultato è importante perché ci dice il testo di scrivere inoltre le componenti dei vettori perpendicolari ai vettori rispettivamente v con 1 e v con 2. Per definizione, il prodotto vettoriale v, il prodotto vettoriale v con 1 vettore v con 2, che è il vettore v, è uno perpendicolare ai vettori v con 1 e v con 2, evidentemente, per definizione di prodotto vettoriale. E quindi le sue componenti sono proprio meno 1, meno 3 e meno 2. Quindi per calcolare i versori dei vettori v con 1 e v con 2 basterà determinare il modulo del vettore v. Quindi il modulo di v è la radice quadrata di aperta tonda meno 1 al quadrato più aperta tonda meno 3 al quadrato più aperta tonda meno 2 al quadrato, tutto sotto radice, che vuol dire fare meno 1, radice quadrata di meno 1 al quadrato è 1, meno 3 al quadrato è 9, meno 2 al quadrato è 4, viene radice di 14, perché 9 4 13 più 1 14, e quindi avremo che
In generale, il U primo, possiamo chiamarlo, per esempio, che è il versore perpendicolare al vettore V con 1, per esempio, avrà componenti V rispetto ad X fratto il modulo di V, V rispetto ad Y fratto il modulo di V, cioè la componente lungo Y del vettore V fratto il suo modulo, la componente lungo Z del vettore V fratto il suo modulo. Pertanto le componenti del versore perpendicolare al vettore V con 1, che lo chiamiamo U' per esempio, sarà meno 1 fratto radice di 14, meno 3 fratto radice di 14, meno 2 fratto radice di 14. A questo punto, quale sarà un secondo, cioè le componenti del versore perpendicolare al vettore V con 2? Sarà le stesse componenti, ma col segno cambiato, evidentemente. E quindi, le scriviamo direttamente, saranno 1 fratto radice di 14, 3 fratto radice di 14, 2 fratto radice di 14. Pertanto, esiste, infatti, le domande erano legate l'una all'altra, come spesso accade. Abbiamo che quindi le componenti dei versori perpendicolari rispettivamente ai vettori V1 e V2, che però ricordiamo, il prodotto vettoriale V dato dal prodotto vettoriale del vettore V1 e V2 è perpendicolare rispettivamente ai vettori V1 e V2, quindi le componenti dei versori dei vettori V1 e V2 sono rispettivamente più o meno le componenti rispettivamente lungo X, lungo Y e lungo Z del rapporto tra appunto le componenti lungo X, lungo Y e lungo Z del vettore V fratto il rispettivo modulo. Quindi più o meno, quindi U' meno 1 sulla radice di 14, meno 3 sulla radice di 14, meno 2 sulla radice di 14, un secondo, 1 sulla radice di 14, 3 sulla radice di 14, 2 sulla radice di 14. Andiamo a leggere l'ultimo esercizio del video. Leggiamo anche il terzo e ultimo esercizio. Determinare le componenti del vettore V di modulo 2 con planare con i vettori W1 avente coordinate 0,1,1 e W2 avente coordinate 1,0,1 perpendicolare al vettore W1 e formante un angolo acuto con il vettore W2. Risolviamo anche quest'ultimo esercizio. Risolviamo quindi l'ultimo esercizio. Cominciamo con il primo dato che ci danno dove dobbiamo determinare questo vettore V, le sue componenti, il cui modulo ci dicono che è pari a 2. Questo però lo sfrutteremo dopo. Ci sono quattro dati: modulo di V pari a 2, V con planare con W1, W2, o W1 naturalmente andiamo a scriverlo. W1 ha componenti pari a 0,1,1, e l'altro vettore W2 ha componenti pari a 1,0,1. Benissimo. Sfruttiamo il secondo dato che ci dice che il vettore V è complanare con i vettori W1 e W2. Cosa vuol dire? Che in pratica V lo possiamo scrivere come lambda con 1 W1 più lambda con 2 W2. Cioè cosa vuol dire? Possiamo esprimere V come combinazione lineare di W1 e W2 se V è complanare con W1 e W2, cioè se i tre vettori sono linearmente dipendenti, evidentemente. Allora questo sarà pari a lambda con 1 per 0, 1, 1 più lambda con 2 per 1, 0, 1, eccolo qua. Ovvero vorrà dire che le nostre componenti cartesiane rispettivamente lungo x, lungo y, lungo z del vettore V saranno lambda con 1 per 0 e 0, quindi abbiamo 0 più lambda con 2 per 1 è lambda con 2, quindi lambda con 2. Stesso discorso, lambda con 1 per 1 è lambda con 1, ma lambda con 2 per 0 è 0, lambda con 1 più 0 è lambda con 1. Nell'altro caso abbiamo un lambda con 1 più lambda con 2, perché abbiamo che lambda con 1 per 1 è lambda con 1, più lambda con 2 per 1 è lambda con 2, lambda con 1 più lambda con 2 è la componente lungo z del vettore V. Bene, naturalmente a questo punto non possiamo ancora dire niente, ma abbiamo un altro dato, che il vettore V è ortogonale, perpendicolare al vettore W più 1. Quindi se il vettore V è perpendicolare a W più 1, significa che in pratica V scalare W più 1, ovvero il prodotto scalare tra i due vettori, è nullo. Il che significa che, andiamo a impostarlo, significa che prima la componente lungo x del vettore v, che è lambda 2, moltiplicata per la componente lungo x del vettore w più 1, che è 0,
si somma alla componente lungo y, che è lambda con 1, per la componente lungo y del vettore v doppio 1, e a questo punto si somma la componente lungo z, che è lambda con 1 più lambda con 2, e questa la si moltiplica alla componente lungo z, che è 1 del vettore v doppio 1, e tutto lo si pone pari a 0. Quindi avremo che lambda con 2 per 0 è 0, quindi in pratica ci viene lambda con 1 più lambda con 1 più lambda con 2 pari a 0. In quanto lambda con 1 per 1 è lambda con 1, lambda con 1 più lambda con 2 per 1 è lambda con 1 più lambda con 2, lambda con 1 più lambda con 1 è 2 lambda con 1, quindi 2 lambda con 1 più lambda con 2 è 0. Questa condizione ci serve per ricavarci, ad esempio, da qua, da questa equazione, lambda con 2 in funzione di lambda con 1, quindi possiamo ottenere da qui che lambda con 2 è pari a meno 2 lambda con 1, e andare a metterlo nelle componenti, nelle espressioni, nelle componenti del vettore v. Quindi v lo possiamo scrivere qui, avrà componenti. Sì, queste possiamo esprimere in un unico parametro reale, in questo caso lambda con 1, quindi avremo che lambda con 2 è meno 2, quindi abbiamo meno 2 lambda con 1, poi abbiamo che lambda con 1 va bene, c'è già, e poi visto che lambda con 1 più lambda con 2 è lambda con 2 pari a meno 2 lambda con 1 meno 2 lambda con 1 è meno lambda con 1. E quindi le componenti del vettore v, queste v, eccolo qua, sono rispettivamente lungo x meno 2 lambda con 1, lungo y lambda con 1 lungo z meno lambda con 1. Ora possiamo sfruttare, cancelliamo la terza condizione, quella cioè che il vettore v è ortogonale, perpendicolare al vettore v doppio 1. La prima condizione che non abbiamo ancora utilizzato è che il vettore v ha modulo pari a 2, cioè è quello scritto lì sopra. Quindi significa che in pratica il modulo del vettore v è pari, ricordiamo, alla radice quadrata della somma delle tre componenti lungo x, rispettivamente lungo y e lungo z, ciascuna al quadrato. Quindi avremo che dobbiamo mettere meno 2 lambda con 1 al quadrato, sommarla a lambda con 1 al quadrato, sommarla a meno lambda con 1 al quadrato, il che significa uguagliare tutto questo a 2, perché il modulo ci dicono che è 2. Avremo che in pratica questo è radice quadrata di che cosa? Beh, di 4 volte lambda con 1 al quadrato più lambda con 1 al quadrato più lambda con 1 al quadrato. Tutto questo uguale 2. Eleviamo ambo i membri al quadrato in modo tale che la radice se ne vada e 2 al quadrato sia 4. Dentro, sommando, ci viene un 6 volte lambda con 1 quadro, 6 volte lambda con 1 quadro è uguale a 4, cioè lambda con 1 al quadrato è uguale a 4 sesti, che notiamo è semplificabile entrambi il 4 e il 6 per 2, quindi lambda con 1 quadro è in definitiva pari a 2 terzi, ovvero 2 terzi, lambda con 1, 1, 2 sarebbe, lambda con 1, 1, 2 è più o meno la radice quadrata di 2 terzi, cioè pari a più o meno in definitiva la radice di 2 fratto la radice di 3, che evidentemente lasciamo così. A questo punto, cosa facciamo? Andiamo a determinare non un vettore v, ma due vettori, perché c'è il meno e il più. Quindi avremo un vettore v con 1 avente coordinate, prendiamo il meno, visto che parliamo di meno 2, ricordiamoci le coordinate del vettore v generico sono meno 2 lambda con 1, lambda con 2, meno 2 lambda con 1, lambda con 1 e meno lambda con 1, meno 2 lambda con 1 vuol dire fare meno 2 per meno, quindi abbiamo un, visto che abbiamo un meno 2 lambda con 1, avremo un meno 2 per meno, quindi abbiamo un più 2 radice di 2 fratto radice di 3, meno rimane meno perché è lambda con 1, quindi meno, stiamo prendendo il segno meno, radice di 2 su radical 3, meno lambda con 1, quindi radice di 2 su radice di 3. Questo discorso vale per v con 2, che avrà coordinate. Questa volta prendiamo il più, visto che parliamo di meno 2 lambda con 1, avremo meno 2 radical 2 fratto radice di 3, avremo un lambda con 1, quindi più radice di 2 su radice di 3, meno lambda con 1, quindi meno radice di 2 su radice di 3. A questo punto cosa facciamo? Beh, impostiamo la condizione del prodotto scalare, tra che cosa? Il quarto e ultimo dato ci dice che il vettore v forma un angolo acuto con v doppio 2. Cosa significa? Significa che il prodotto scalare fra v e v doppio 2 è maggiore di 0. Perché se formasse un angolo ottuso sarebbe negativo il prodotto scalare, è positivo, vuol dire che il prodotto scalare tra il vettore v e il vettore v doppio 2 è positivo. Allora cosa facciamo?
calcoliamo il prodotto scalare fra v con 1 e v con doppio 2 e v con 2 con v doppio 2, a quel punto vediamo quale dei due è effettivamente positivo. Allora, facciamo v con 1 scalare v con doppio 2. Allora abbiamo aperta quadra, v doppio 2 è con la coordinata 1, 0, 1. Quindi cominciamo 2, radice di 2, fratto radice di 3 per 1 più... Allora, la parte con 0 la togliamo perché intanto 0 per meno radice di 2 su radice di 3 è 0, in pratica rimane un radice di 2 su radice di 3 che è la componente lungo z del vettore v con 1, la moltiplichiamo per 1. Sommiamo e otteniamo che il prodotto scalare fra il vettore v con 1 di coordinate 2 radice di 2 su radice di 3 meno radice di 2 su radice di 3 e radice di 2 su radice di 3 per il vettore v con 2 di coordinate 1, 0, 1 sarà 2 radical 2 su radical 3 più radical 2 su radical 3, cioè un 3 volte radice di 2 su radice di 3. Eccolo qua. Naturalmente non c'è bisogno di razionalizzare, ma sappiatelo, razionalizzando, cioè moltiplicando dividendo per radice di 3, qui otteniamo un 3 volte radice di 6, perché radice di 2 per radice di 3 è radice di 6, fratto 3. Quindi otteniamo un radical 6, che è un numero positivo. Evidentemente, è evidente come. Andiamo a fare il prodotto scalare tra v con 2 e v doppio 2, che sarà A, lo possiamo fare direttamente. In questo caso, vedete, viene 1 meno 2 radical 2 su radice di 3, perché abbiamo da moltiplicare la componente lungo x del vettore v con 2, che è meno 2 radice di 2 fratto radice di 3, per 1, poi c'è 0, niente, poi abbiamo un, vedete, più meno 2 fratto radice di 3 per 1, quindi direttamente viene un meno, più per meno, radice di 2 fratto radice di 3. Questa volta viene un meno 3 volte radical 2 su radice di 3, cioè razionalizzato un meno radice di 6, che è negativo. Pertanto prendiamo il vettore v con 1 questa volta come quello effettivamente formante un angolo acuto con il vettore v doppio 2, e pertanto da questo che abbiamo detto è il primo vettore, quello che ci interessa. Quindi il vettore v dei due è v con 1. Quindi il vettore v lo scriviamo fra componenti, scriviamo meglio, il vettore v che coincide col vettore v con 1, avrà pertanto componenti 2 radice di 2 fratto radice di 3, che è la componente lungo x, meno radice di 2 fratto radice di 3, che è la componente lungo y, radice di 2 su radice di 3, che è la componente lungo z. Abbiamo finito, alla prossima per altri esercizi sui vettori geometrici. Ciao a tutti!